Non hanno potuto nemmeno abituarsi all'idea di essere diventati genitori Maurizio Scotto e Giovanna Mazzella. La furia dell'acqua li ha travolti, spezzando i loro sogni e portando con loro anche Giovan Giuseppe, 21 giorni appena, e la vittima più piccola del disastro di Ischia. Giovanna e Maurizio avevano deciso di trasferirsi in una casa più grande dopo il terremoto del 2017. Il marito, la moglie e il bambino appena nato. Siamo sconvolti, non mi sembra vero. Gianluca e Valentina Monti, invece, avevano preso una villetta sulla montagna per stare più vicini ai boschi. Lui, tassista, aveva la passione per i cavalli, aveva costruito la sua stalla, ma va a fare lunghe passeggiate coi 3 bambini. Li hanno trovati tutti e 3 senza vita. Michela, il maggiore, 15 anni, e prima di lui Francesco, di 11, e Maria Teresa, 6. Era sotto il materasso col suo pigiama rosa. Gianluca e Valentina sono ancora dispersi. Nina Blagova-Ganceva, di origini bulgare, viveva invece da tempo a Berlino con il compagno ischitano. Nina, stavolta, era rientrata in Italia per ritirare l'attestato di cittadinanza a cui teneva tanto. Eleonora Sinabella è stata la prima a essere ritrovata. Aveva capito che quel boato della montagna, quella pioggia battente, non promettevano nulla di buono. Aveva chiamato il padre per aiutare lei e il fidanzato Salvatore. Volevano sposarsi. Salvatore, lo stanno ancora cercando. Della loro abitazione non resta che un ammasso di terra e detriti.